Ragazzi, buongiorno. E allora, un paio di amici miei mi hanno chiesto come si fa a battere questo gigante elettrico e la mongolfiera. Mi è capitata una partita questa mattina, veramente poco tempo fa, dove praticamente andiamo a sfidare un tizio di questi senza mani che praticamente si fanno il mazzo semplicemente sperando che questo cazzo di gigante elettrico vada avanti e spacchi tutto, visto che è una carta abbastanza sgrava. Spacchi tutto, quindi che ne so. Se avete sgherri, se avete truppe un po' piccoline, praticamente lui arriva, ecco qua, lui lo lancia così e praticamente spera che spacca tutto. In questo mazzo lui c'ha gigante elettrico e mongolfiera. Io lo affronto con un deck con il mega cavaliere. E Capanna Goblin, che secondo me è uno strumento di difesa formidabile, perché intanto è resistente, poi alla sua esplosione ti attiva praticamente i Goblin Lancieri. Ecco qua, a un certo punto lui praticamente preso dalla disperazione mi lancia la mongolfiera, ma viene disintegrata dalla Capanna Goblin. Io come attacco uso principalmente la Trivella Goblin. Ecco qua, notevole vantaggio di una torre. Ok, ragazzi, io vi faccio vedere il mio mazzo. Voglio farvi vedere il mio mazzo. Ecco qua. Questo è un mazzo che è molto equilibrato e versatile. Perché? Noi abbiamo praticamente una truppa come il cavaliere che costa 3, che difende facilmente da terra, un tanchettino che fa danni, che costa poco. Gli sgherri da 3 che sono eccezionali fanno un casino di danni. Tornado per gestire e muovere è un'ottima difesa contro il domatore, che lo sappiamo che è la spina al culo, insomma, del gioco. E abbiamo la strega fantastica, che è la migliore delle 3, la più forte, la più resistente, quella che ti evoca gli scheletrini, quindi comunque messa da dietro con questi scheletrini ti fa una difesa dal principe, da carte che sono un po' rognosette. Ed è dura a morire va bene sia come difesa da terra e attacco, e sia come difesa e attacco aereo. La capanna Goblin dove gira praticamente attorno tutto il mazzo, quindi questo mazzo può essere versatile sia come difesa aerea che come difesa appunto da terra ed attacco, perché poi una volta che tu difendi vai queste truppe che si sono raggruppate vicino le vostre torri praticamente si scateneranno in rimessa contro l'avversario. Questo mazzo sembra apparentemente pesante, però in realtà può essere mosso nella prima parte del game, dove l'elisir, diciamo, è più lento, e usando le truppe meno costose, quindi sgherri, cavaliere, e la tornado, e la veleno per andare a difendere, che ne so, quando evocano uno stregone da dietro la torre, così fai danni alla torre, gli avveleni delle truppe aeree, quindi colpisci terra e aereo. Secondo me è un mazzo molto equilibrato e molto da studiare. Grazie a tutti, ragazzi, buona giornata.